Mi chiamo Vincenzo Bonomo, sono un agricoltore e abbiamo una piccola azienda agricola a conduzione familiare. La nostra azienda esiste da tantissimo tempo, dai tempi dei nonni, bisnonni, sono tutti agricoltori. E io ho preso in mano l'azienda nel 2013. E abbiamo riconvertito l'azienda da azienda frutticola piano piano in olivicola, dove produciamo principalmente olio extravergine d'oliva da varietà Cerasuola, che è una delle varietà autoctone di questo territorio. Inoltre abbiamo anche agrumi, mandorle ed erbe aromatiche. E quest'anno stiamo raccogliendo la Cerasuola in un calo di produzione di circa il 30%. In questo periodo abbiamo una buona resa delle olive, nonostante abbiamo un calo di produzione, e l'oliva, grazie alle piogge di settembre, che sono state ai primi di settembre, abbiamo un prodotto ottimo, perché grazie alle piogge le olive hanno avuto un'ottimale maturazione, hanno avuto un ottimale periodo di inolizione, quindi di accumulo di olio, e quindi l'olio è molto ricco di polifenoli, che sono degli alleati per la nostra salute, sono degli antiossidanti. La nostra azienda esiste da tantissimo tempo. Nel 2017 abbiamo cominciato ad imbottigliare in proprio il nostro olio, e adesso andiamo nei mercati del nord Italia e di buona parte dei paesi europei.